You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Natale è la festa preferita di Caillou e il suo profumo preferito è di certo quello dei deliziosi biscotti natalizi. Mi sembrano un po' troppi quei biscotti soltanto per te. Non sono tutti per me, mamma. Ne darò un po' anche a Rosie. Allora va bene. Ricorda di lasciarne un po' per papà. Anche a lui piacciono tanto. Va bene. Guarda, Rosie, biscotti di Natale! Biscotti! Fermo, Gilbert! Questo è il mio regalo per Rosie! Regalo Rosie? Papà mi ha aiutato ad incartarlo. Regalo Rosie! No, Rosie! Non puoi ancora aprirlo! Lo sai chi è stato a mettere tutti i regali sotto l'albero di Natale? Ah! Papà e mamma! Giusto! E chi altro porta sempre i regali a Natale? Babbo Natale! Sì! E arriva proprio stanotte! È passato un intero anno ormai e Caillou è un po' più grande. Ha una domanda per Babbo Natale. Lui porta regali più grandi ai bambini più grandi. Non so perché, ma queste decorazioni tendono a cadere dall'albero piuttosto facilmente. Papà, quando possiamo scartare i regali? Domani mattina, il giorno di Natale. Posso aprirne uno adesso? Devi aspettare che anche Babbo Natale ti porti i suoi regali. E quando arriverà? Arriverà quando sarà buio e tu dormirai. Quando sarà buio... Biscotti di Natale, i miei preferiti! Grazie! Arriva ora, Babbo Natale! Deve essere notte, tesoro. Non preoccuparti, sarà notte molto presto. Caillou è impaziente. Vuole che sia subito notte. No, papà! Questi biscotti sono per Babbo Natale! E anche il bicchiere di latte, ovviamente. Che sbadato! Vuoi aggiungere qualcos'altro? Non per Babbo Natale, mamma! Ma per la renna! Che bel pensiero! Bene, adesso finalmente è arrivata la notte! Sì, è ora di dormire! Arriva Babbo Natale! Sì! Starò alzato tutta la notte, così quando verrà potrò vederlo. Guarda che se non dormirai, Babbo Natale non verrà. Notte. Sogni d'oro, amore. Ma Caillou vuole star sveglio tutta la notte per aspettare Babbo Natale. Non c'è niente nella mia calza. Vuol dire che non è ancora arrivato. Starò sveglio tutta la notte per vederlo. Tu puoi stare con me a farmi compagnia, Gilbert. Caillou
Caillou fa finta di dormire. Ascolta ogni rumore per sentire l'arrivo di Babbo Natale. Perché ci mette così tanto? Ma sì, certo, perché quella notte deve fare tante consegne a tutti i bambini del mondo. Se avesse avuto un aiutante, sarebbe stato sicuramente molto più veloce nel consegnare i regali. Oh, finalmente! È dura riuscire a vedere quando nevica così tanto. Dove siamo, giovane aiutante? Siamo proprio sopra la mia casa! Molto bene. Dunque, Jason e Jeffy sono i prossimi della lista. Sai dove vivono? Là, quella è la loro casa, proprio qui sotto. Magnifico! Per fortuna che ci sei tu con me stasera, Caillou. Da solo non ce l'avrei mai fatta a consegnare tutti i regali. Forza, belle! Scommetto che potrei aiutarlo. Sono così calde le coperte. Non è facile restare svegli. E infatti, dopo un po'... Buon Natale, Caillou! Finalmente è la mattina di Natale! Mamma, papà! Babbo Natale è arrivato, è arrivato! Proprio così! E guarda, regali! Te lo avevamo detto che se avessi dormito sarebbe arrivato. Posso aprirli, per favore? Nonna! Nonno! Regalo! Tanti auguri di Buon Natale a tutti! Buon Natale, Caillou! Caillou e il drago. È un giorno speciale all'asilo. Sta arrivando Alan, un nuovo bambino. Adesso ascoltate, vorrei presentarvi un nuovo amico, Alan. Ciao, Alan! Alan è venuto a scoprire che cosa si fa nel nostro asilo. Se gli piacerà, verrà a stare con noi. Vieni, Alan, ti facciamo fare un giro. Sì, forza! Cinque. Io ne ho solo 4, ma divento ogni giorno più grande. Anche io divento più grande. Non sai come si sale là sopra? No, mi puoi aiutare? Reggiti lì. Piede qui e tirati su. Ora scavalca con la gamba. Ce l'ho fatta! Guardami! Sto dondolando! Sto dondolando anche io! Alan ha tante difficoltà ad arrampicarsi e a dondolarsi. Dopotutto, ha 5 anni.
È ora della merenda. Alan e la mamma hanno portato qualcosa di speciale. Biscotti al cioccolato per tutta la classe. Signorina Martin, Alan è molto più grande di me. Perché non riesce a fare le cose che faccio io? Alcune cose sono difficili per lui e potrebbe aver bisogno di un po' di pratica. Sono così felice di vedere che grande aiuto puoi essere per lui. Scommetto che ci sono alcune cose che lui sa fare anche meglio di me. Hai proprio ragione. Inventiamo un nuovo gioco. Io vado nella giungla per fotografare gli animali selvatici. Io sarò l'autista. Guiderò la jeep. Tu che cosa sarai, Caillou? Brum, 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 brum. E Alan, cosa vorrà essere? Forza, Caillou! Andiamo a giocare! Sono tutti pronti per mostrare il loro nuovo gioco. Io sto andando in Africa per fotografare gli animali selvatici della giungla. Io sono l'autista! Si parte! Brum, brum! Aspettami! Brum, brum. Io invece sono un puma feroce! Fammi una foto! E io sono un drago. I draghi non vivono nella giungla. Vivono solo nelle fiabe. Guardate, questo grande drago verde sta visitando la giungla e per lui deve essere la prima volta. Un drago nella giungla? Devo fargli assolutamente una foto. Stai fermo, drago! Va tutto bene. Magici, e ora vi farò vedere come domerò il drago! Draghetto, tu devi essere buono! Sì, sei proprio un bravissimo draghetto! Devi essere buono, non devi essere cattivo e spaventare i bambini! Tutti vogliono essere tuoi amici! Foto, Clementine! Stiamo volando! Sì! Yeah, yuhu! E ho scoperto un paio di cose in cui tu sei molto bravo, Caillou. Dice davvero? Sei un buon domatore di draghi, ma sai essere anche un ottimo amico. Adesso siamo noi i draghi, Caillou! Draghetti, venite qui, venite qui! L'asilo mi piace, è proprio bello! Il primo giorno di Alan all'asilo è stato divertentissimo. Speriamo che ritorni presto. Alla scoperta del mondo marino.
sono Caillou. Tu come ti chiami? Liwan. Stai qui con Caillou mentre io parlo con la maestra, va bene? Noi ci rincorriamo fingendo di essere animali. Io sono un'aquila, tu puoi essere l'animale che vuoi. Jason è un gufo, Jeffrey è un leone, Clementine è un cavallo e Leo è uno squalo. Forse però adesso sto fingendo di essere una piovra, non ne sono certo. È una bimba nuova? Sì, si chiama Liwan. È un pochino timida. Preso! Bambini! Caillou ricorda il suo primo giorno d'asilo. Anche lui era un po' timido. Finché non fece amicizia. Bambini, questa è Liwan. Oggi è il suo primo giorno d'asilo. Quella è Emma, Xavier, Caillou, Leo, Clementine, Mara, Melanie, Wendy, Jeffrey e Jason. Oggi, bambini, ho una sorpresa davvero speciale per tutti voi. Oh! Qui abbiamo un bellissimo acquario. Che meraviglia! Ci è stato regalato dalla scuola elementare. Loro ne hanno preso uno nuovo e così ci hanno dato quello vecchio. Caillou è molto emozionato per il nuovo acquario. Non ha mai visto pesci così belli. Che tipo di pesci sono questi qui? Allora, quelli sono pesci rossi. E quelli pesci angelo. E quello con la coda lunga e appuntita? È un piccolo squalo? No, uno squalo non entrerebbe mai in questo acquario. E quello a strisce come si chiama? Si chiama... Sì, Liwan, sai come si chiama? Purtroppo io non li conosco tutti quanti. Domani porterò un libro sui pesci, così potremo imparare i loro nomi. Guardate, c'è un piccolo granchio in quella conchiglia. Impareremo anche come prenderci cura dell'acquario. Comunque, la cosa più importante è che i pesci devono essere nutriti tutti i giorni. Va bene, allora faremo a turno. Ora sorteggerò il nome del bambino a cui oggi spetterà questo compito. Ed è... Caillou! Wow, sono quello che nutre i pesci! Non bisogna dargli troppo da mangiare, così dovrebbe bastare. Caillou fa molta attenzione a non dare troppo cibo ai pesci. È fiero di avere un compito così delicato. Oh, guardate come mangiano! Devono essere proprio affamati questi pesci! Adesso, bambini, che ne dite di prendere le matite colorate e di andare a disegnare i nostri amici pesci? I pesci sembrano ancora affamati. Forse vogliono dell'altro cibo. Caillou immagina di nuotare nell'acquario con tutti i pesci! Soprattutto quelli rossi sono molto golosi, mangiano continuamente. Spesso muoiono per aver mangiato troppo. Oh no! I pesci non devono mangiare troppo. Vedi quella sostanza verde nell'acquario? Sono le alghe. Se nell'acquario ce ne sono troppe, non va bene per i pesci. Allora ne tolgo un pochino. Le lumache mangiano le alghe, ne voglio portare un po' da casa. Tu hai le lumache! Wow! E a loro piace mangiare questa cosa di colore verde? Certo! Per loro è deliziosa, proprio come una torta al cioccolato! Davvero tu hai un acquario a casa? Sì, è di mio padre, ma me ne occupo io. Però è più grande di questo e ci sono molti più pesci! Hai mai immaginato di immergerti nel tuo acquario e nuotarci dentro assieme a tutti i pesci?
Certo, mi capita spesso. Lo vede quel pesce? Mi piace tantissimo. Qualche volta immagino di prendergli la coda e farmi trasportare in giro per tutto l'acquario. Anche io! Lo sai come si chiamano questi pesci? Quello con le strisce si chiama pesce zebra. Quello nero si chiama pesce tetra. E quello con la pinna grande è un selfine molly. Questo è un paguro Bernardo. Trovano una vecchia conchiglia e ci vanno dentro, come trasferirsi in una nuova casa. Liwan, vedo che sai davvero molto sui pesci. Forse puoi raccontarci qualcosa per aiutarci a fare i disegni. Liwan mi ha detto che a casa ha un grandissimo acquario e come cibo spesso dà alle lumache proprio le alghe del suo acquario. Il tuo acquario è abbastanza grande per degli squali? No, non è così grande. Farò un disegno di tutti noi trasportati da un pesce spada. Finalmente Liwan ha fatto amicizia con tutti. Perché i pesci tropicali sono delle creature molto delicate. Pensi a loro tutti i giorni. Sì, certo, dopo aver fatto i compiti però. Chi ha paura del buio? È quasi sera e Caillou e Sara stanno giocando fuori. Stia per piovere. Papà è tornato! Ciao, Caillou! Ciao, Sara! Ma queste sono gocce! Forse qualcuno ha lasciato l'irrigatore aperto? Ma no, papà! Che dici? Sta piovendo! Sbrigatevi o vi bagnerete! Presto, presto! Appena in tempo, sta diluviando. Gilbert è un gatto fifone. Io invece non ho paura dei temporali. Oh oh. Restate tutti fermi dove siete. Vado a cercare una torcia. Mamma! Stai tranquilla. Ci sono io con te. Ecco qui. Non preoccuparti, sono io il papà. Ho delle candele di là in cucina. Subito in cucina! In cucina! All'inizio ci si può spaventare se manca la luce all'improvviso. Ma con le candele accese le cose non sembrano più così paurose. Ecco qui! Papà, perché la luce è andata via? Oh, penso che sia colpa del temporale. A volte i fulmini colpiscono i cavi e fanno andar via la corrente. Vediamo se la luce è andata via anche nelle altre case. Sì! Vedete, fuori è tutto buio. Probabilmente c'è stato un guasto nella nostra zona. Ascoltiamo la radio e scopriamo che cosa succede. Oh, smettetela! Non vedo nulla! Basta! La corrente verrà ripristinata in breve tempo. Dobbiamo solo aspettare un altro po' e la luce tornerà di nuovo. Come fa la radio a funzionare se non abbiamo corrente? Con le batterie, giusto? Hai proprio ragione. Non c'è bisogno di attaccare la radio alla presa della corrente, perché funziona a batterie, come la torcia. Vedi? Posso usare il telefono. È meglio che chiami la mamma. Buona idea. Secondo me non c'è corrente nemmeno a casa tua. Lascia chiamare me, così chiedo alla tua mamma se puoi passare la notte qui. Sì, chiediglielo, dai! Va bene. Così Sara dorme a casa di Caillou. Dopo cena, i due amici costruiscono una tenda e giocano ai piccoli campeggiatori. Davvero divertentissimo! Caillou! Caillou! Vieni, Rosie! Ma fai piano o la tenda cadrà! Mamma, puoi spegnere la lanterna? Il buio è più divertente! Oh, Rosie, paura! Va tutto bene, amore! Gilbert! Guarda, Caillou! È un mostro spaventoso!
Caillou sa che è l'ombra di Gilbert. Certo, non si tratta di mostri spaventosi. Niente mostri! Scusa, Caillou, non volevo spaventarti. Facciamo finta che siamo esploratori e seguiamo Gilbert per tutta la casa. Guarda, Sara! Gilbert sta inseguendo la luce! Va bene. Adesso che è tornata la luce, è ora di andare a letto. Che peccato che la luce sia tornata così presto. Caillou e Sara si stavano divertendo tantissimo. Gilbert, invece, ha l'aria un po' sfinita. Tutto bene, bambini? Possiamo dormire nella nostra tenda. Stiamo campeggiando nella foresta. Certo. Vado subito a prendervi dei sacchi a pelo. Guarda, Caillou, so fare un coniglietto. Ci sono un sacco di conigli qui nella foresta, e cervi e scoiattoli. E anche degli orsi. Grandi orsi, sono gli animali più grandi della foresta. Caillou fa finta di essere davvero nel bosco con tutti gli animali. Oh! Che succede, coniglietto? Hai paura del buio? Puoi venire con me. Io sono il Ranger Caillou e non ho nessuna paura del buio. Anche tu hai paura? Vieni con noi. Un coniglietto e un orso. Non preoccuparti, non è un orso vero e non dovresti avere paura degli orsi. Anche tu lo sei. Guarda, Sara, io so fare un orso. Sara? Scusate se ci ho messo tanto, ma non riuscivo a trovarli. Sogni d'oro. Caillou in biblioteca. Splash, splash. Splash, splash. Pesciolino mio! Caillou e Rosy si divertono tanto giocando con la tessera della biblioteca. Oh! No, Rosy, questo pesciolino è mio, cioè la tessera della biblioteca. Forse un giorno ne avrai una tutta tua. Oh! Tessera? Giusto, Rosy. Oggi andremo in biblioteca per la lezione di storia. Porteremo a casa dei libri, mamma. Portiamo libri. Certamente. Tu e Rosy potrete prendere in prestito dei libri. Vorrei tanto dei libri sui pesci. Caillou non vede l'ora di essere in biblioteca. Va bene, andiamo, sorellina. Caillou è già stato in biblioteca e sa esattamente dove andare. Questi sono libri per bambini piccoli come te, Rosy. Apri, per favore.
Mucche fanno muu. Giusto, Rosy, le mucche fanno muu. E i maialini... Sono contenta che vi divertiate a leggere i vostri libri, ma cercate di parlare più piano. Ci sono altre persone che stanno studiando. Va bene, mamma. Vado a cercare il mio libro. Caillou non vuole un libro sui gatti. Vuole un libro sui pesci. Mamma! Sì, Caillou? Non riesco a trovare nessun libro sui pesci. Ho sentito qualcuno parlare di pesci. Beh, oggi durante la lezione parleremo proprio degli oceani e dei pesci che ci vivono. Sei qui per la lezione, forse? Sì! Bene, stiamo giusto per cominciare. Su, venite! Ciao, bambini. Il mio nome è Vanessa. Qualcuno di voi ha mai visto l'oceano? Esistono diverse creature che ci vivono. Questa è la storia di un delfino di nome Philip. I delfini sono mammiferi, però quando li vedete pensate subito che assomigliano ai pesci. Caillou immaginò come doveva essere nuotare con un delfino vero. Ciao, delfino Philip! Andiamo a cercare dei pesci! Qui devono essercene tanti! Tu non sei un pesce! Sei una tartaruga! Che bello! Visti molto interessati. Vi è piaciuta la storia? Sì! Ottimo! Ci sono tanti altri bei libri qui. Spero che ognuno di voi ne scelga qualcuno per leggerlo a casa. Mamma, possiamo prendere qualche libro? Sì, certamente. Vi piacerebbe prendere questo? Ci sono tante storie di pesci. Sì, grazie, è bellissimo! Prego! Libro mio! No, Rosy, questo è il mio libro! Oh, rotto! Caillou non sa che fare. Magari la bibliotecaria si sarebbe arrabbiata se avesse visto il libro strappato. Meglio nascondere il libro. Ma sa che non è la cosa giusta da fare. Meglio farlo vedere alla mamma. Io e Rosy l'abbiamo strappato, ma è stato un incidente. Ci dispiace, mamma. Oh, sono sicura che Vanessa capirà. Dobbiamo dirglielo. E se poi si arrabbia e non ci facesse più prendere nessun libro? Sembra così gentile. Riuscirà sicuramente ad aggiustarlo. È la cosa giusta da fare. Va bene, glielo diremo allora. Ciao! Posso aiutarvi? Io e mia sorella stavamo litigando per questo libro, signora, e purtroppo si è strappato. Ci dispiace. Sì, vedo. Potreste aiutarmi a ripararlo? Che ne dite, vi va? Certo, sì! Sì! Che bello aiutare la bibliotecaria! Avete visto? Siamo stati bravi! Bene, ora voi due promettetemi che sarete più attenti con i libri. Sì, signora! Bravo, Caillou! È tutto pronto per la vostra iscrizione. Ci sono altri libri che vorreste prendere?
Rosie, anche tu hai la tesserina. È come la mia. Splash, splash. Splash, splash. La collezione di pietre. Caillou e la sua famiglia stanno facendo un picnic. È molto divertente giocare nel fiume e si trovano anche tesori meravigliosi e insoliti. Un tesoro! Ne cercherò altri! Dai, Caillou, torniamo a casa! Non si possono lasciare oggetti così preziosi. Andiamo, Caillou! Ho le tasche troppo piccole. Ecco un metodo perfetto per portarsi a casa tutte le pietre trovate. Questo cestino sembra molto più pesante di quando siamo partiti. Oh, è perché ci ho messo dentro tutte le mie pietre. Adesso si spiega tutto. Quella brilla più di tutte le altre. Credo che faccia parte del tesoro dei pirati. Pietra brilla! È arrivata l'ora del bagno, tesoro. Ti puliremo e sarai scintillante anche tu. Caillou, tu sarai il prossimo, va bene? Ok. È quasi una collezione quella che hai. Una collezione? Proprio così. Una collezione è quando organizzi e metti insieme un bel numero di oggetti simili e interessanti. Io ne faccio una di francobolli. Non penso che il tavolo della cucina sia il posto adatto alla tua collezione. Sarebbe meglio che ne trovassi un altro. Caillou deve trovare un posto sicuro per la sua collezione di pietre. Buonanotte, tesoro. Che cos'è questo? Come mai hai messo delle pietre sotto il cuscino? Papà mi ha detto di trovare un posto adatto alla mia collezione di pietre. Non credo che il tuo letto sia il luogo giusto per la tua collezione. Non ti viene in mente nessun altro posto? Quello mi sembra perfetto. Ho finito! Bene! Mi aiuti a cambiare le lenzuola del tuo letto? Quelle bianche le mettiamo qui, invece quelle nere vanno lì. Ciao a tutti! Il giorno successivo hanno una visita davvero inaspettata. No, guarda, ho una vera collezione di pietre. Ma sono meravigliose, davvero splendide. Anche nel mio giardino ci sono un bel po' di pietre. Solo che quelle che ho io sono enormi. Veramente? Ci puoi scommettere, ci sto facendo un sentiero. Però ho bisogno di altre pietre. Potrei approfittare della tua esperienza. Ti andrebbe di venire con me? Sì! Il nonno porta Caillou in un posto dove ci sono pietre di tutti i tipi. Guarda! Pietre rosse! E queste sono bianche! Oh! Guarda, ci sono le pietre trasparenti! È bellissima! Nonno, questa pietra è addirittura più grande di me! È proprio vero. E guarda un po' laggiù. Oh, queste devono essere sicuramente le pietre più grandi del mondo. Ti piacerebbe vedere come riducono le grosse pietre in piccoli sassi? Sì! Caillou non ha mai visto lavorare le pietre in quel modo. Chissà se lui ne avrebbe avuto la forza. Thank you.
Grazie, grazie. Vuoi prenderne una per la tua collezione? Sì, mi piacerebbe. Ecco, questa è la pietra che preferisco. Perché è l'ultima che hai preso? No, perché sta sorridendo. Guarda, nonno. È vero, hai proprio ragione. Lo sai che hai un grande talento per scoprire sassi speciali? È stata una giornata splendida e Caillou ha deciso di fare un regalo al nonno. Tieni, questo sasso è per te. Te lo regalo, nonno. Grazie tante. Lo aggiungerò agli altri che sono in giardino. Ma nonno, i sassi non crescono mica in giardino. Non ci credi? Vieni, te lo farò vedere. Guarda queste pietre. Di sicuro non crescono, però messe così sono belle, vero? Perfetto! Finalmente Caillou ha deciso cosa fare della sua collezione di pietre. Guardate, io e il nonno abbiamo fatto un viottolo! Oh, è veramente delizioso! Ma che belle pietre avete utilizzato! Ma non abbiamo fatto solo questo! Abbiamo fatto anche un giardino con le pietre! Ma è fantastico! È uno tra i più belli che abbia mai visto! Grazie, Rosy! Ora il mio giardino crescerà forte e resistente! Gita in auto! Caillou, Rosy, forza! Ci divertiremo! Ci aspetta una bella gita! Saltiamo su in macchina dietro papà! Ma dove andiamo? Chissà! Tutti a bordo, ragazzi! Cinture allacciate! Viaggiare in macchina è bellissimo, vedrete! Conto le macchine dal finestrino! Dimmi, Caillou, di che colore sono? Ce n'è una blu e un camion è rosso! E c'è una moto che saluta e ci sorpassa! In viaggio con papà, papà! In viaggio in macchina, na, na! Non so dove si va, va, va! Prima o poi si arriverà! Guarda, una mucca! Viaggiare in campagna, viaggiare in città? Mi piace la cascata, papà! Un viaggio può farci scoprire nuovi amici e persone da incontrare! In viaggio con papà, papà! Papà. In viaggio in macchina, na, na! Non so dove si va, va, va! Prima o poi si arriverà! In viaggio con papà, papà! Papà. Prima o poi si arriverà! So, so! Uccelli, andate via! È divertentissimo giocare con la terra. Si trovano un sacco di cose interessanti. Oh, guarda cosa ho trovato! Mi piace tanto, mamma! Mi aiuti a piantare qualche seme di pomodoro? Bravo, ben fatto. Ciao, uccellino. Sciò, vai via. Sciò, sciò. Perché l'hai mandato via? Se gli uccelli mangiano i semi che stiamo piantando, non ci sarà nessuna verdura. Pensavo che gli uccelli mangiassero i vermi. È vero che mangiano i vermi, ma anche i semi. Ora ci serve un cartello per i pomodori. Posso farlo io, mamma? Ma certo! Guardate, Rosy! Com'è buffa! Rosy, sei tutta bianca! Rosy fa torta! Oh, ma davvero? Non si direbbe! Già, che tu ci creda o no, tutto questo diventerà una deliziosa torta di mele. Come sta andando il giardinaggio? Ho piantato i semi di pomodoro e ora ho pensato di fare un cartello per i pomodori. Vedi? Ecco qui, Caillou. Grazie. Thank you.
cartello di Caillou è proprio bello. Lo andrò a mettere subito in giardino. È impaziente di farlo. Gli uccelli hanno mangiato gli altri semi. Facciamo uno spaventapasseri per tenere lontano gli uccelli. Che cos'è uno spaventapasseri? Andiamo, te lo faccio vedere. Ecco dei vecchi abiti perfetti per lo spaventapasseri. Allora, mi spieghi cos'è uno spaventapasseri? Uno spaventapasseri è un omino fatto di pezzi di legno con il cappello e dei vestiti e si mette in mezzo al giardino. E come farà a tenere lontano gli uccellini? Se tu fossi un uccello e vedessi una strana persona in giardino che indossa tutti questi vestiti buffi, non voleresti via? Sì! Ottima scelta! Adesso ci servono dei pantaloni. Ora gli serve una faccia. Sai disegnare una faccia paurosa? Sì, paurosa come questa. Sì! Anche Caillou può far finta di essere un eccellente spaventapasseri. State lontani, uccelli! State lontani, uccelli! Ehi! Boo. Ha funzionato! Sono un bravo spaventapasseri! Quello era un uccello grande! Ho spaventato l'uccello più grande di tutti! Che bello! Guarda, mamma! Una faccia paurosa da spaventapasseri! È davvero spaventosa! Ora andiamo a metterlo in giardino! Va bene! Ma quando sarà pronto lo spaventapasseri? Ti aiuto, mamma! Grazie, tesoro! Suoi occhi. Lo spaventapasseri sembra una persona vera. Ma manca ancora qualcosa. Buh. Le tue pentole potrebbero aiutare lo spaventapasseri a fare rumore. Credo che abbiamo quasi fatto. E credo che anche qualcos'altro sia quasi fatto. La torta di mele! Yum! Guardate, gli uccelli sono tornati! Funziona! Lo spaventapasseri li ha spaventati tutti! Bene, vuol dire che le carote e i pomodori potranno crescere. Diventeranno davvero alti, alti, molto più di me, oltre la mia testa. Davvero? Così grandi? Sì, i pomodori saranno grandi così e anche le carote saranno grandi come la nostra macchina. Potremmo metterci delle ruote e andare in giro nella nostra carota mobile. E poi potremo mangiarla. Gnam! Questi pneumatici sono buonissimi! Anche il volante è delizioso! Il tesoro dei pirati.
Caillou, la mamma e Rosie vanno in biblioteca. Caillou ha preso molti libri e non vede l'ora di iniziare a leggere quello sui pirati. Allora, com'è andata? Vi siete divertiti in biblioteca? Ciao, papà! Guarda, ho preso tanti libri! Lo sai, questo racconta una storia sul tesoro dei pirati! Ehi, amico! Ehi, in guardia! Anche tu hai preso dei libri, Rosie? Libri cavalli! Papà gioca con cavalli! Mi dispiace, tesoro, ma devo finire di potare la siepe. Mamma gioca con cavalli! No, tesoro, ho molto da fare oggi. Sta arrivando la nonna, così giocherà lei con te. Nonna gioca con cavalli! Dimmi, e tu che cosa farai oggi, Caillou? Guarderò i miei libri! Ciao, Gilbert! Caillou si mette comodo ed è pronto per dare un'occhiata ai suoi libri. Guarda, Gilbert, il pirata ha come animale un pappagallo. È un uccello che può parlare. Dai, fallo anche tu. Dimenticavo, tu non sai parlare. Nella prima pagina, il pirata sta approdando con la sua nave su una piccola isola. Togliti, non riesco a vedere. Gilbert! Ora va meglio. Sei un gatto davvero dispettoso. Caillou deve trovare un altro posto per poter leggere il suo libro. Un posto dove Gilbert non lo avrebbe interrotto. La camera dei giochi sembra proprio un buon posto. Rosie Cavallo! Ciao, Caillou. Ti va di venire a giocare con noi? No, sto leggendo il libro dei pirati. Va bene, cercheremo di essere silenziose. Andiamo, Rosie, andiamo a fare dei bei disegni. Rosie disegna cavallo, cavallo, cavallo. Rosie disegna! Cavallo, cavallo, Rosie disegna cavallo! Non è facile cavallo. Concentrarsi con Rosie nei paraggi. Caillou! Cavallo! Oh! Vieni, Rosie, su da brava, andiamo a giocare di là. Caillou ha bisogno di silenzio e concentrazione per leggere il suo libro. Cavallo, 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 cavallo! Va bene, ho capito, andrò da un'altra parte. Se cerchi un posto un po' più tranquillo per leggere il tuo libro, perché non vai nel soggiorno? Va bene, grazie, nonna. Cavallo, 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 cavallo. La nonna ha ragione. Per leggere c'è bisogno di un posto tranquillo. E il soggiorno è un posto tranquillo. Ah, finalmente! Oh no! Neanche il soggiorno è un posto tranquillo! Mamma! Scusa, tesoro, non ti avevo visto. Stai cercando di leggere il libro sui pirati? Sì! Mi dispiace, ma devo passare l'aspirapolvere. Va bene, mamma. Troverò un altro posto per leggere. Grazie, Caillou. Meno male, Gilbert non si vede da nessuna parte. Forse Caillou ha trovato il posto giusto per leggere il suo libro. Oh, Gilbert! Non è possibile! E ora Caillou dove può mettersi tranquillo a leggere? Forse il ripostiglio è un ottimo posto. È tranquillo e nessuno lo può disturbare. Caillou immagina di essere il pirata della sua storia. Thank you.
essere proprio quella l'isola dove c'è il tesoro. Meglio che controlli la mappa. Vediamo. Shh, Polly, non mi distrarre, per favore. Devo dare un'occhiata alla mappa. Ah! Il tesoro è nascosto proprio su quest'isola. Mi sta venendo una certa fame. Eccolo, l'ho trovato! Il vero tesoro dei pirati! Mi chiedo cosa ci sia dentro. Ah! Biscotti! Ecco qua, Polly. Allora, uno per te e uno per me. Devo dire che è un ottimo tesoro. Caillou! Caillou! Dove può essere finito? Qui dentro mi pare che non ci sia. Neanche fuori. Eccomi! Caillou! Finalmente! Caillou trovato! Stavi giocando a nascondino? No, volevo soltanto leggere il mio libro senza essere disturbato. E il mio ripostiglio è sicuramente il posto più tranquillo di tutta la casa. Caillou gioca! Certo, ho finito tutto il libro. Ah, amico, io sono un pirata! Caillou pirata! Ehi, amico! Caillou e la gita in auto. Il sabato mattina è la giornata perfetta per le gite in auto. Papà, mi dici dove stiamo andando? Non lo so. Davvero, non lo sai? No, faremo un giro in auto e vedremo che cosa troviamo. Strano non sapere dove si sta andando, ma molto divertente. Chissà cosa avrebbero visto. Si parte! Sì! Sì! Chi è che vuole fare un gioco? Io! Va bene, per questo gioco dovete cercare un fienile rosso. Eccone uno, vedo un fienile rosso! Fienile! Bene, adesso che ne dite di una macchina bianca? Macchina, macchina! Sì, è una macchina, Rosy, ma non è bianca, è nera. Una macchina bianca! Macchina bianca! Adesso cerchiamo delle mucche. Mucche! Caillou è il primo a vedere delle mucche, ma vuole che sia Rosy a dirlo. Guarda, Rosy, non vedi niente. Mucche, mucche! Rosy, visto mucche! Sì, brava, amore! È ora di fermarsi per pranzo e fare il pieno di benzina. Che cosa stai facendo, papà? Metti la benzina nella macchina? Sì, quei numeri indicano quanta ne sta entrando. È davvero tanta! Per la macchina la benzina è come il cibo per noi. È la benzina che la fa muovere. Noi stiamo andando a mangiare e anche la macchina sta mangiando come noi. Esatto! Wow! Guarda quel camion, papà! Possiamo andare a vederlo, ti prego! Certo, tesoro, andiamo! Caillou impazzisce per i camion. E questo è davvero splendido e splendente. Chissà come sarebbe bello guidare un grande, grandissimo camion come questo. Sono l'autista di camion Caillou! Quel segnale significa che qui i cervi attraversano la strada. Sarà meglio che rallenti.
Ciao, ciao! Attraversamento anatre. Attraversamento ippopotami. Mi scusi, signor ippopotamo, può lasciarmi passare, per favore? Grazie. Ciao, ciao. Dai, signor camionista, è ora di mangiare qualcosa. D'accordo. Nel ristorante, Rosie sta sul seggiolone e Caillou sul divanetto come un bambino grande. Sceglie anche cosa mangiare, perché il menù è illustrato. Io vorrei un panino con il formaggio, grazie. E da bere invece cosa vorresti? Latte, per favore. Dopo pranzo, ancora in macchina. Caillou inizia a stancarsi di viaggiare. Caillou, guarda davanti a te. È un traghetto, mamma. Ci saliamo anche noi? Sì, caro. È la prima volta che salgono su un traghetto. Posso andare a vederlo? Non ancora. Non possiamo scendere finché non sentiamo la sirena. Oh! Che rumore forte! Uno, due, tre, quattro, cinque macchine! È solo un piccolo traghetto. Ci sono delle navi grandi che possono portare più di 100 auto. Wow! Guarda, papà, gli uccelli ci stanno seguendo. Quelli sono i gabbiani. Caillou, guarda, il capitano. Benvenuti a bordo. Il capitano del traghetto mostra a Caillou i comandi della nave. E quando arrivano vicino al molo, lascia persino che Caillou suoni la sirena. Allora, Caillou, che mi dici? Ti è piaciuto il tuo primo viaggio in traghetto? Sì, soprattutto la sirena. Rosie ha dormito per tutto il viaggio in traghetto. Comunque non fa niente, glielo posso raccontare quando si sveglia. Oggi è stata una giornata speciale, piena di sorprese. Le mucche, la pompa di benzina, il grosso camion, il ristorante e il traghetto con la sirena. Le gite in auto sono decisamente meravigliose. Do